Bentornati ragazzi, oggi andremo a parlare di pacchi batterie autocostruiti, batterie cilindriche agli ioni di litio, per intenderci queste, le 18650, si trovano usate in internet a un prezzo contenuto. Bisogna sapere però cosa fare, come selezionare, come combinare i pacchi batterie, non è una cosa casuale, ma si possono costruire quelli che sono pacchi batterie a 36 volts, 12 volts, 48 volts, ideali per biciclette elettriche oppure per dei bunk battery che sono anche comodi da viaggio. Con tre di queste riusciamo a fare un alimentatore che possa ricaricare il telefonino. Con 10 di queste facciamo andare una bicicletta, ma poi andranno posizionate anche in parallelo. Quindi vedremo tutte quelle che possono essere le combinazioni per andare ad autocostruirci, anche sempre all'insegna dell'energia fai da te, quelli che sono degli utili pacchi batterie per tutto ciò che vogliamo fare andare con l'energia elettrica. Attenzione, parliamo stavolta di ioni di litio, quindi sono batterie, insomma, potenti ma pericolose. Se non sapete cosa fare, lasciate perdere o avvalletevi di un esperto. In questo video vedremo la prima fase, saranno diversi i video perché andremo innanzitutto in questa prima fase a vedere la selezione e la carica di queste batterie usate o riciclate da quelle che possono essere delle batterie di notebook, eccetera. Andremo a vedere la composizione di questi pacchi batterie, andremo a vedere come si assemblano, come si saldano, quali accortezze, soprattutto in termini di sicurezza, dobbiamo utilizzare. Andremo a vedere quindi non solo l'assemblaggio di questi pacchi batterie, ma anche tutta la teoria che riguarda poi l'assemblaggio, ovvero le tensioni da tenere in considerazione e gli amperaggi. Fondamentalmente parleremo di pacchi batterie connessi in serie e poi in parallelo, quindi in serie andremo ad aumentare le tensioni e in parallelo andremo ad aumentare la corrente, quindi la capacità di carica, quindi la potenza. Andremo quindi a vedere tutti quelli che possono essere gli attrezzi che dovete avere, nonché anche i supporti cilindrici che andranno ad assemblare i pacchi batterie e questa piccola invenzione molto semplice ma efficace per raffreddare le batterie. Quindi andremo un po' a studiare le varie composizioni in modo da avere dei pacchi batterie efficaci e che siano duraturi e che siano soprattutto anche in sicurezza. Bene, non vi resta che iscrivervi al canale e buona visione. Una volta che abbiamo trovato le batterie o abbiamo aperto le batterie vecchie di qualche notebook, andremo a selezionare le batterie. In che modo? Le andremo a posizionare nel carica batterie e andremo a vedere innanzitutto se si caricano. Se non si caricano, saranno esattamente batterie da buttare. Di quelle che ho selezionato ci sono queste che non danno segni di vita, cioè non riescono a caricarsi, quindi queste saranno quelle che andremo a buttare negli appositi depositi di smaltimento. Queste invece sono risultate tutte buone, si possono caricare, si possono verificare, in quanto hanno già all'inizio accettato una certa quantità di corrente, quindi dovranno passare sotto l'analizzatore, sotto il caricabatterie che caricherà e scaricherà, determinando quindi la capacità in 1000 Ah. Questo è quello che utilizzo io. Vi faccio vedere se inserisco una batteria, diciamo, bruciata. Lei cosa succede? Avrà una sorta di partenza. Ecco qua, test normale. Diamo la corrente, anche a 300 mA, cioè poca. Lei cosa fa? Partirà istantaneamente, però raggiungerà già subito il livello massimo. Vedete che sta salendo. Ha già raggiunto un livello massimo, adesso sta facendo il test di scarica, l'ha già raggiunto, ha misurato 0 mA, insomma non ha praticamente prelevato niente in termini di corrente. Anche l'end lampeggiante si è fermato, quindi ha già fatto il test anche di carica, ma tra carica e scarica è risultato 0 mA. Quindi questa è una batteria che praticamente è inutile. Facciamo un'altra prova, vediamo che questa anch'essa non parte, quindi è una batteria inutilizzabile. Proviamone un'altra, inutilizzabile,
proviamo questa, anch'essa inutilizzabile. Proviamo la quarta batteria, questa si è accesa, mettiamo test normale. Ecco, il test è partito, vediamo che sta salendo troppo rapidamente, non sta accumulando niente, è arrivato al massimo 0 mA, sta scendendo parzialmente, finito 0 mA, sta risalendo, lo vedete in diretta, e si è fermato. Quindi in tutto il test di discesa e salita non è entrato niente, nessun mA, quindi queste quattro, tra quelle che non si è acceso nulla e tra questa che ha fatto una corsa veloce, sono batterie inutilizzabili. Con questa batteria invece, che so già essere funzionante, una volta inserita andremo a impostare test normale, andremo a scegliere 300 mA, che è sempre la corrente che consiglio io per non caricarla troppo velocemente, e vedete che lei è ferma a 388-389 e va avanti pianissimo, 390. Adesso la sta caricando, quando l'ha portata a 4,20 inizierà il test in discesa di verifica della capacità. Dopodiché la ricarica per andare a verificare la salita. Questa è una batteria funzionante, vedete che sta lavorando, è lenta, cioè sta assorbendo corrente, e quindi questa qui sarà tra quelle buone che potremo testare, caricare, scaricare diverse volte in modo poi da essere riutilizzata. Per caricare le 18650 è sempre meglio usare 300 mA in modo da evitare surriscaldamenti. Questa è una cosa fondamentale. Durante le fasi di verifica delle capacità in mA/h, vedete che sia la 1 che la 2, la 3 e la 4 non sta ancora segnando nulla perché sta effettuando la prima carica, cioè sta portando tutte le celle a 4,20 volt, che è il massimo delle litio, oltre sarebbe pericoloso. Dopodiché inizierete a vedere al posto dei trattini i numeri che cominciano a salire, ovvero la reale capacità di queste batterie in mA/h, e man mano che salgono questi numeri viene evidenziato il totale. Una volta arrivato al totale della capacità, lui farà un'altra verifica al contrario, cioè salirà come carica per vedere se corrisponde la scarica totale con la carica totale, saranno i reali mA. Chiaramente questo va fatto diverse volte perché gli ossidi di litio vanno riattivati in quanto sono batterie usate, ferme da tanto tempo, quindi dopo 3, 4, 5 cariche vedremo che la capacità sarà diversa tra una carica e l'altra. Quando avremo una carica stabile, quella sarà la reale capacità della batteria al litio. Questo è il momento della partenza del test di verifica della capacità della batteria. Una volta arrivata a 4,20, adesso sta pian piano scendendo e vediamo che i mA salgono gradualmente mentre il voltaggio scende. In questo modo, lentamente, ci vorranno ore, andremo a misurare la reale capacità delle batterie. Questa è la numero 2, ancora non pronta, la 3 ancora non pronta, la 4 ancora non pronta, è solo la 1 che sta cominciando, come vedete, a far salire i suoi mA fino ad arrivare a 3 volt. Dopodiché si fermerà, il caricatore test andrà a dire questa è la capacità e lampeggerà, perché dovrà fare una verifica in salita, cioè una volta portata alla massima scarica, lui la riporterà alla massima carica, in modo da verificare che gli ampere che lui ha misurato in discesa siano gli stessi poi in salita. Questo è il motivo per cui bisogna ricaricare le celle più volte per avere la chiarezza sulla capacità effettiva in mA/h. Se guardate, la terza cella segnava la prima ricarica 343 mA,
alla seconda già segna 874 mAh, quindi bisogna caricare più volte per dar modo al litio, alle celle di formarsi, e in questo modo avremo la capacità effettiva. Man mano che le batterie saranno pronte, andranno schedate e quindi andranno posizionate in maniera da creare delle affinità. Ad esempio, queste sono tutte intorno ai 2003, queste altre sono 1600-1500, e quindi le utilizzeremo in maniera diversa. Non possiamo mettere insieme queste batterie con questa distanza di 500-600-700 mAh l'una dall'altra. Quindi con queste faremo un pacco batterie, con queste faremo un altro pacco batterie. La tolleranza è intorno ai 300 mAh massimi, in quanto ogni volta che caricherete vedrete che questa differenza potrebbe esserci, e allora nell'assemblaggio poi delle batterie, del pacco batterie, andremo a creare delle affinità. La carica sta avanzando pian piano, ovvero il test di scarica per vedere le capacità, e quindi abbiamo la prima a 171-72 mAh, la seconda a 137, la terza ancora non è partita perché sta ancora effettuando la carica primaria, e la quarta è a 25 mAh e è appena partita. In questo modo si sta pian piano verificando tutte le capacità residue delle batterie. Parlando ovviamente di batterie al litio, quindi molto potenti e potenzialmente anche pericolose, non lasciamole mai abbandonate in posti come la casa, dove potrebbe succedere qualcosa e prende fuoco qualche mobile, qualche tenda, qualche combustibile. Quindi le dobbiamo mettere là dove non c'è nessun problema, quindi o sul balcone, protette ovviamente dall'acqua, oppure in una zona dove siamo sicuri che a fronte di qualsiasi anomalia non debba succedere nulla per quanto riguarda eventuale sicurezza di incendi e quant'altro. Ricordiamoci che mentre caricano scaldano, quindi vanno controllate e tenute sotto controllo le eventuali temperature anomale. In questo caso, se una batteria scalda troppo con 300 mAh di carica, va eliminata potenzialmente, non è più idonea a lavorare. Dal momento che le batterie possono scaldare, ho trovato utile costruire con una semplice ventolina da computer un raffreddatore, ovvero attaccato un cavo e due banane. Questo viene inserito in questo alimentatore a corrente e tensione variabile. A questo punto inserisco il positivo e il negativo e vediamo che la ventolina è partita. Ora non serve farla andare a velocità eccessiva come il 12 volts, perché si creerebbe un rumore e una vibrazione. Allora a quel punto basta solamente raffreddare, il che significa portarla alla minima rotazione che io ho scoperto essere per questa ventolina 6 volt. A questo punto la ventolina gira a una velocità normale. Questo lo possiamo posizionare, ecco perché ho scelto la ventolina della dimensione corretta. Posizionandolo sopra, noi avremo le celle raffreddate, non avremo rumore e avremo la sicurezza che non ci siano alla fine delle anomalie per quanto riguarda il riscaldamento. Questa è un'ottima soluzione, economicissima, una ventolina da computer con un semplice cavo e due bananine classiche attaccate a questo alimentatore, di cui possiamo scegliere tutto, nel senso tensione e corrente, per farla girare alla velocità che vogliamo noi. Questo è un prodotto che trovate anche nel link del video, perché lo considero veramente affidabile. Io lo uso per caricare i supercondensatori, lo uso per quando mi serve un alimentatore stabilizzato con la possibilità di andare fino a 30 volt e 10 ampere, e va benissimo anche per l'equalizzazione delle batterie
in quanto possiamo scegliere noi a quale tensione portare le batterie per questo processo di equalizzazione fondamentale, ovviamente parliamo delle piombo. Grazie anche oggi per aver visto questa prima parte che riguardava proprio la scelta e la ricarica delle batterie ioni di litio 18650 per costruire pacchi batterie utili per tutti i nostri apparecchi elettronici. Vi ringrazio di aver visto questo video e iscrivetevi al canale. Buona serata.